Buondì. Allora, oggi vi voglio presentare questo look, che è un look per tutte quelle persone che decidono di uscire all'ultimo momento e non sanno che fare, che trucco fare. Ovviamente è un look da sera, perché comunque ho utilizzato un eyeliner in glitter, però per tutte quelle persone a cui piace usare e applicare sempre glitter, va bene anche di mattina, perché comunque i toni sono chiarissimi. E secondo me è perfetto, è velocissimo, è semplice. Va bene anche per quelle persone che hanno gli occhi piccoli e quindi devono illuminare lo sguardo. Ho applicato semplicemente un eyeliner in glitter color argento. Sopra l'eyeliner un ombretto argentato, palpebra fissa e quel che resta della palpebra mobile, un highlighter, un colore che voi volete a scelta, che sia comunque chiaro, magari un color cipria. Ho utilizzato due tipi di mascara, il mascara nero e il mascara viola. Matita bianca, matita nera nella rima interna superiore, per il resto sulle labbra potete fare quello che volete. Spero vi piaccia e quindi godetevi il video. Ciao! Iniziamo subito applicando una base su tutto l'occhio. Potete applicare qualsiasi tipo di base voi vogliate. Io utilizzerò un correttore che mi uniformi il colorito della palpebra. Utilizzerò questo qui. Ok. Allora, dopo aver applicato la base, possiamo iniziare il nostro eyeliner in glitter. Io utilizzo l'eyeliner della Essence, il Crystal Eyeliner, questo è il numero 2. Facciamo semplice riga di eyeliner classica. Sarà appunto questo il nostro punto luce principale. La facciamo piuttosto sottile, non eccediamo tanto con lo spessore. E dosiamo noi, decidiamo noi se aumentare o no, aggiungendo altri glitter. Ok, così per ora secondo me va bene. Fatto ciò, aspettiamo un attimo che si asciughi l'eyeliner in glitter e nel frattempo applichiamo una matita bianca nella rima interna inferiore. Invece, per quanto riguarda la rima interna superiore, applichiamo una matita nera. Allora, iniziamo dalla rima superiore. Ok, ora applichiamo la matita bianca nella rima. Ok, dosate voi la quantità di matita bianca. Ora si dovrà essere sicuramente asciugato l'eyeliner, quindi possiamo applicare un leggero strato di ombretto grigio, possibilmente argentato. Io applico questo che prendo dalla palette, questo qui, che prendo dalla palette della Nuba, la numero 63, ma va bene anche per esempio lo Starlight di Essence, che è sempre grigio
argentato, oppure qualsiasi grigio voi abbiate. Basta che non sia scuro, ma che comunque sia un grigio argentato chiaro. Allora lo applichiamo con un pennellino piccolo, come può essere questo, o qualsiasi pennellino voi abbiate. E dobbiamo semplicemente tamponarlo sopra la riga di fatta con l'eyeliner. Ok, ora ne applichiamo un pochino qui nell'angolo interno, appena appena, anche un minimo giusto per fare un punto luce. Ok, così. Perfetto, dopodiché applichiamo sulla palpebra fissa e su qualche resta della palpebra mobile un highlighter a vostra scelta, che non sia però troppo eccessivo e troppo brillantinoso, che resti piuttosto opaco. Potete anche applicare un color carne. Io appunto applico questo color cipria, il secondo, e ne prendo appena appena. Parto prima dalla palpebra fissa, ok, così, semplicemente così. Ok, ora applichiamo, ci resta che applicare il mascara. Io applicherò prima il mascara nero e poi utilizzerò il mascara viola. Allora, utilizzerò due mascara della Essence, l'Hypno Gloss, il 3 in 1, e l'Eye Color Booster Volume Mascara. E questo è il numero 2 Showtime. Allora, partiamo con quello nero. Ok, sotto il mascara nero non lo applichiamo perché applicherò solo quello viola. Non so perché sto gridando, scusate. Ora aspetto nel frattempo che si asciughi quello nero e applico quello viola sulle ciglia inferiori. Continuo a gridare, non so perché. Ok, perfetto, così. Ora che il mascara nero si è asciugato, posso applicare quello viola. In teoria sì, i mascara colorati vanno applicati sulle punte. Voi fate un po' come volete. Ok, così faccio la mia base. Utilizzo lo Stay All Day della Essence, applico prima un po' di correttore ok, dopo aver applicato il fondotinta applichiamo una cipria. Io utilizzo la mia cipria di Mario De Luigi. Ok, scusate ma ci sono i lavori sopra casa mia. Perfetto, dopo aver fatto ciò applichiamo il nostro blush. Io utilizzo il blush in mousse della Maybelline, questo è il numero 5. Sfumiamo bene. Ok, perfetto, così. Sulle labbra possiamo applicare un qualsiasi tipo di rossetto che voi vogliate. Essendo questo un trucco da sera, possiamo anche utilizzare un colore un po' più scuro. Quindi io proverò ad applicare
Il Color and Shine Lipstick Pencil della Essence, che adoro questo colore, ed è il numero 2. Così. Ragazze, il look è finito. A me piace molto, è semplicissimo da fare e velocissimo. Io adesso mi sono soffermata di più e sono stata più lenta, diciamo, per farvi vedere bene i passaggi. Spero vi piaccia e un bacio, ciao!